Buonasera a tutti. Oggi parliamo di Chaketra. Chaketra lo sapete, è il vino principe delle Cinque Terre, il vino passito che è conosciuto in tutto il mondo. La sua lavorazione richiede tempi e fatiche veramente grandi. Solamente per l'appassimento deve stare ad appassire circa 3 mesi dopo la raccolta, dopo la vendemmia, e poi viene trasformato in questo vino che è conosciuto in tutto il mondo. È stato il vino dei papi, è stato il vino che ha aperto tante porte a tutti, perché con una bottiglia di Chaketra gli abitanti di Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso hanno aperto tantissime porte. Durante la storia degli ultimi secoli, diciamo. Oggi con noi a parlare di questo Chaketra, perché Chaketra è buono da bere, però richiede una fatica enorme, lo dicevamo subito all'inizio. Oggi c'è un consorzio di tutela di questo vino Chaketra. È un consorzio che racchiude 13 produttori di tutte le Cinque Terre, è presieduto da Eddy Bonanini, che abbiamo qui oggi con noi in studio, e con lui anche due responsabili, due dirigenti del consorzio, che sono l'ex senatore Luigi Grillo e il produttore Riccardo Arrigoni. Perché parliamo di Chaketra? Perché produrlo, lo dicevamo prima, richiede tempo, fatica e ci sono tanti problemi. Tanti problemi, intanto è il territorio, intanto è un'agricoltura molto difficile, alcuni parlano di agricoltura eroica. Si tratta di mantenere un territorio e la coltura di queste Cinque Terre è sicuramente da sempre la vigna. E loro come consorzio stanno tutelando questa produzione e allora gli chiedo, però si sentono molto spesso un po' abbandonati dalle istituzioni. Di recente i tre ospiti nostri hanno incontrato anche il presidente della regione per rappresentare a lui le problematiche dei vignaioli, chiamiamole così. E oggi sono qui da noi per illustrare un po' la situazione e allora io ne approfitto per chiedere al presidente quali sono i problemi che affrontate ogni giorno voi che producete vino, ma anche vino Chaketra. Ma è chiaro che i nostri problemi sono relazionati un po' rapportati un po' alla nostra realtà, cioè siamo in una realtà talmente difficile da lavorare, dove la lavorazione si è fermata 300 anni fa, a parte se togliamo il trasporto col trenino, tutto il resto, voglio dire, si è fermato a quel punto, e ci troviamo davanti comunque a dei mostri burocratici che stanno ormai diventando insostenibili. Ha dei costi per il recupero del territorio che sappiamo essere 7 volte superiori a qualsiasi altra zona collinare italiana, a reperire nuovi terreni, perché sappiamo che le Cinque Terre sono micro spezzettate da Tante centinaia proprietà. d'anni, tantissime proprietà, e quando uno decide di fare un'azienda in un unico punto ha delle difficoltà a reperire questi terreni. E poi chiaramente c'è tutta la parte della parte che abbiamo con i problemi dei cinghiali, ultimi che sono arrivati i caprioli, quindi diverse difficoltà a cui le aziende, che poi tante volte sono una singola persona, si trovano a dover a che fare tutti i giorni. Ecco, parlavamo prima delle difficoltà proprio a coltivare questi terreni. Avete degli aiuti? Gli enti sono vicini in questa? Perché la preservazione del territorio è quello che fa grande le Cinque Terre, perché se viene meno questo territorio, verranno meno un domani anche il turismo, verranno meno anche le Certo, presenze dei turisti. il turismo chiaramente, noi pensiamo che il turismo dovrebbe essere secondo noi il volano per l'agricoltura, ossia oggi come oggi abbiamo le Cinque Terre invase dai turisti, si parla di numero chiuso o meno, noi non siamo tanto per il numero chiuso ma quanto di dover far sì che ci sia una parte di quel turismo che è quello non sedentario che comunque deve essere in qualche maniera, si deve trovare la soluzione per fare una tassazione e che quei soldi vengano investiti totalmente in agricoltura. Chiaramente sono già discorsi che portiamo avanti sia col parco che col comune, però è difficile, cioè, riuscire a gestire una cosa così grande. Stiamo parlando di 3 milioni di turisti all'anno, a fronte magari di neanche un terzo che si fermano sedentari sulle Cinque Terre, gli altri sono tanti arrivi di giornata, croceristi che si fermano a Spezia, a Livorno, a Genova, quindi insomma è un discorso abbastanza complesso. Dall'altra parte chiaramente tentiamo il più possibile di far sentire la nostra voce, perché comunque siamo noi i veri custodi di un territorio. Oggi come oggi, se
alle Cinque Terre si possono vedere quello che ormai è il 5% del terreno coltivato di quello che era 50 anni fa, lo si deve a queste 23 aziende che sono presenti sul territorio, che lavorano da Monte Rosso fino al lembo estremo verso Porto Venere, e lavorano con l'unico fine di creare un qualcosa, di dare di nuovo voce a un vino che ormai era scomparso, che è lo Chaquetrat. Ecco, Riccardo Arrigoni, ovviamente preservare il territorio, abbiamo detto, la cosa principale per far grandi le Cinque Terre nella nostra Liguria, ma soprattutto nel mondo, e i turisti ci apprezzano per questo paesaggio che i nostri vecchi ci hanno tramandato con sacrificio, perché oggi forse i trenini, lo ha detto il Presidente, aiutano molto, un tempo non c'erano e la fatica era tutta sulle spalle. Ma i trenini vanno su dritti. Lateralmente però no. Lateralmente non vanno. C'è sempre la cassetta, ecco, sulle ma spalle. Il turismo aiuta molto in questo periodo le Cinque Terre, ma riuscite voi a piazzare, non siete mai riusciti, come si diceva e si ipotizzava una volta, che per esempio il commercio che dovrebbe preferire i prodotti locali, riuscite a piazzare sul nostro mercato i vostri prodotti? È cambiata la musica da quando non si possono più portare bottiglie in aereo. Quindi il turista che una volta si prendeva la bottiglia, le due bottiglie, la valigetta, qui e là, e tutti la prendevano, ma non solo nelle Cinque Terre, Porto Venere, era proprio numericamente una cosa importante. Oggi quel mercato lì è completamente finito. Quindi andrebbe, come dire, rivista un po'. Ecco, ma il commercio locale, i ristoranti... Il commercio locale, vede qual è il discorso, questo è un altro tasto dolente. Il problema del commercio locale è questo, che quando se noi dobbiamo vendere un vino ai costi che abbiamo per produrlo a un ristorante, il quale poi moltiplica come minimo per 3, c'è chi lo fa anche per 4, a quanto va a costare questo vino? Certo, quindi è meno competitivo. Non è più competitivo. Quindi ci vorrebbe una collaborazione biunivoca, nel senso di dire noi ti facciamo il prezzo minimo che veramente, però anche te ti devi contentare. È inutile che quando si va a cena in un ristorante che magari 4 persone spendono, che so io, 20 euro a testa per mangiare, e devo andare a spendere 50 euro per una bottiglia, dice, ma qui sei fuori di testa. Cioè c'è la difficoltà. C'è difficoltà, e allora si rivolgono a vini che costano meno, a vini che pagano quei 3-4 euro, i quali gli consentono la moltiplicazione dei pani, e certamente il consumatore, l'utente finale, risparmia e ha portato a scegliere questo. Ecco, senatore Grillo, lei conosce bene le normative, la presenza del parco non dovrebbe contribuire soprattutto, sì, prendere i benefici del turismo e di quant'altro, però dovrebbe distribuirlo in particolar modo sulla conservazione del paesaggio. Chi conserva il paesaggio? Chi lavora la terra? Chi rifà i muretti a secco? Perché sono i muretti o i muri a secco, come dice l'architetto Rolandi di Manarola. Sì, noi ci auguriamo che quanto prima il Ministro dell'Ambiente, in intesa col Presidente della Regione, nominino il nuovo Presidente del Parco. Perché ecco, ma non le sembra una brutta cosa nei confronti di un territorio così fragile rinviare di quasi 2 anni la nomina di un Presidente? Vuol dire che proprio non c'è interesse, non c'è consapevolezza di quello che vale un parco a livello nazionale? Certamente, certamente. Noi, come Consorzio Produttore di Chaquetrat, abbiamo chiesto anche recentemente al Presidente della Regione di impegnarsi a fondo per fare in modo che arrivi il nuovo Presidente del Parco. Cosa chiediamo noi al Parco? Noi chiediamo al Parco di rendersi protagonista di scelte politiche che vadano nella direzione di tutelare e valorizzare il territorio. Allora, noi produttori siamo quelli che, continuando a coltivare la vigna, conservano questa qualità del paesaggio che è apprezzata in tutto il mondo. Apro e chiudo una parentesi. Le Cinque Terre, è bene che si sappia,
sono il traino dell'economia turistica, non della provincia della Spezia, di tutto il Levante Ligure, perché i titolari degli alberghi di Sesto Levante, Chiavari, Rapallo, Recco, ci ringraziano per questo, certo. Perché tutti i milioni, migliaia, centinaia di migliaia, milioni di visitatori poi vanno da qualche parte, vanno a dormire, certo. Vanno da loro. Perfetto. Allora, se le Cinque Terre hanno questa funzione, bisognerebbe che tutti facessero la loro parte. Il parco, prestare più attenzione, è ad esempio nella gestione del territorio, favorendo chi nel territorio ci vive e adempie a questa finalità di tutelare il paesaggio, di valorizzarlo. I comuni, poco fa lei parlava della produzione, il mio amico Riccardo ha individuato bene alcuni punti critici, ma è possibile che in un territorio che è visitato da più di 2 milioni di turisti, i ristoratori non debbano avvertire l'esigenza di preferire i prodotti locali rispetto ad altri prodotti? Non lo fanno? Benissimo. Allora i comuni dovrebbero in qualche modo, non imporlo, perché non siamo in un paese sovranista, come dice, ma creare delle condizioni di vantaggio. Quali formule potrebbero adottare? Lei è stato amministratore, quindi... Molto semplice, è molto semplice. Come è noto, la fiscalità c'è, cioè quella generale gestita dallo Stato centrale e quella locale. Nella fiscalità locale il Comune ha dei margini di manovra. Se io, sindaco, io amministratore comunale, ti faccio pagare di meno la fiscalità locale, l'occupazione del territorio ad esempio, no? Tutti i ristoranti che hanno solo pubblico, solo pubblico. Però lo posso fare se intanto in quanto tu, in coerenza con quello che noi vogliamo perseguire, la valorizzazione del territorio, fai in modo di sponsorizzare i prodotti locali, fai in modo di privilegiare. Quindi un modo c'è. Certamente che c'è, certamente c'è. In più io quando ero ancora in Parlamento, adesso faccio il produttore, non il senatore, voglio dire, ricordo di essermi battuto per una idea che secondo me non corre il rischio di apparire una logica assistenzialistica. Come è noto, ogni anno lo Stato nel suo bilancio stanzia miliardi a favore della cassa integrazione guadagno. La cassa integrazione guadagno è uno strumento molto efficiente, molto valido, che consente alle aziende in crisi di riorganizzarsi e espellere momentaneamente i lavoratori del ciclo produttivo e poi riammetterla quando l'azienda è riorganizzata. Il concetto di economia assistita, secondo me, potrebbe essere applicato ad alcuni territori speciali, come i parchi nazionali. Le Cinque Terre sono un territorio particolare, speciale, merita una tutela particolare? Io dico di sì. Quindi in questi territori che già usufruiscono di contributi derivanti dai piani regionali di sviluppo, ma bisognerebbe andare un po' oltre, fare qualche cosa di più e allora applicare questi concetti, quindi mettere a disposizione dei produttori maggiori risorse o a tasse più convenienti o maggiori risorse. Questo sarebbe già, secondo la mia opinione, un fatto molto positivo. Presidente Boralini, lei a parte che è produttore, quindi coltiva le vigne a livello del mare, fa ancora la vendemmia con la barca, quindi è una cosa da eroe, supereroe, insomma. Però le difficoltà ci sono le difficoltà per ricostruire i muretti a secco, ci sono le difficoltà per l'acqua, ci sono mille difficoltà. A suo figlio consiglierebbe di fare l'agricoltore? Indubbiamente, io dico sempre, avrà una possibilità un domani, quindi avrà un'azienda pronta, quello che non, magari non ho avuto io, che mi sono dovuto costruire, lui avrà un'azienda fatta, quindi più facile magari da gestire, però io auguro sempre di fare qualcosa di più comodo magari. Sicuramente ci sono tante persone, poi lì è anche una personalità come può essere, perché chiaramente io dietro una scrivania morirei dopo qualche anno e magari lui un domani invece piacerà fare quel lavoro lì. Indubbiamente è un lavoro duro, un lavoro che ti porta, però quando c'hai la passione dietro un lavoro del genere alla fine non hai neanche troppa fatica. È chiaro, noi siamo nati lì, quindi per noi le nostre difficoltà sono quotidianità, sono cose che sappiamo normalmente. Mi immagino uno che viene da fuori invece che vuol cimentarsi a fare questo lavoro, ecco, per lui magari sicuramente sono difficoltà nettamente superiori. Ecco, Riccardo Arrigoni, questo Chaquetrà, famoso in tutto il mondo, ha un mercato all'estero e riuscite a piazzare lo Chaquetrà anche fuori i confini? Ma guardi,
si piazza, ma non creda che sia così semplice, almeno per me. Cioè, i clienti che ho all'estero, eccetera, tutti lo prendono, ma un numero ridotto di bottiglie, perché soprattutto all'estero manca la conoscenza, manca la cultura, non sanno niente di questo vino. Se lei va negli Stati Uniti d'America a parlare con un americano, a parte quelli che sono venuti, e gli chiede, lo sai dov'è la Spezia? Vanno magari a cercare nell'Artico, muovono il però ghiaccio. Però sanno dove sono le Cinque Terre. Lo sanno, però... Lo sanno, ma manca proprio dov'è Roma. Roma dov'è? Nel Sudafrica. Qua c'hanno un'ignoranza di quelle paurose sotto quel profilo lì. Cioè, il problema... Noi, affinché sia chiaro, no? I produttori di vino delle Cinque Terre... Il nostro presidente lo ricorda tante volte, uno per l'altro fanno 500.000 bottiglie all'anno, vero Eddie? Sì. Compreso vino bianco, vino rosso e Chacatra. Lo Chacatra è una produzione limitata perché, molto limitata. Perché la preparazione Chacatra, perché lo rende unico in Italia? Perché non lo fa più nessuno quello che facciamo noi? Un appassimento di 3 mesi, lo sgraniamo chicco per chicco con le mani, cioè sono cose. Io c'ho le mie nipotine che lo pigiano con i piedi. Noi, io personalmente lo dico perché l'ultimo G8 fatto all'Aquila con Obama. Putin. Dopo io riuscì a convincere Berlusconi, che è un amante dello Chacatra, a servire lo Chacatra nella cena conclusiva del 20 luglio. Benissimo. Dopo pochi giorni di l'ambasciatore degli Stati Uniti d'Italia chiese dove era questa nostra azienda e venne a trovarmi a Monterosso. Lo stesso l'ambasciatore francese. Cioè, quando l'assaggiano. Lo apprezzano, quello però è il problema. Come facciamo producendo qualche decina di migliaia di bottiglie? Cioè, i singoli produttori non ce la fanno, però se gli enti dessero una mano si può propagandare questo prodotto. Sì, ma non abbiamo, bisogna essere chiari e onesti. La produzione dello Chacatra è tale per cui è un prodotto di nicchia. Ora, io dico che è molto più buono del Piccolet, però il Piccolet produce 300, 400, 500 mila bottiglie e hanno anche gli spazi per fare a pagamento della propaganda, della promozione. Cioè che tra il vino più raro del mondo. È uno particolare. Quindi noi, voglio dire, non abbiamo poi, lo dico pensando di parlare anche a nome dei colleghi, non abbiamo tanto il problema di collocare la nostra produzione, perché sanno che i prodotti 5 Terre sono di qualità. Abbiamo la necessità di essere sostenuti, aiutati, in che cosa? Ad esempio, nell'invertire questa tendenza, c'è l'abbandono delle terre coltivate nel 5 Terre. Questo vi fa onore però. Questo è l'urlo che dobbiamo... E allora le istituzioni, il parco, la Curia si era dimostrata più sensibile del parco anni fa, quando avevamo detto pieghiamo anche se gli extracomunitari. Però, per esempio, chi volesse oggi recuperare dei terreni, li pulisce e poi cosa ci mette? Perché non ci sono i diritti. Sì, certo, anche questo. C'è difficoltà a avere difficoltà, i diritti, questo è il burocrata, le cose non c'è che la possibilità del reimpianto delle vigne dove no, c'erano le vigne. No, perché se sono passati un certo numero di anni è difficile. Diventa terreno sporco. Difficoltà per le aziende. La Liguria è una delle regioni che gode di minor diritti di reimpianto d'Italia. La Liguria insieme alla Val d'Aosta sono le regioni che hanno minor diritti di reimpianto. Io personalmente l'anno scorso ho fatto richiesta per impiantare 1 ettaro di vigna e mi è stato accordato 600 metri quadri. Quindi su queste linee qua è chiaro anche c'è che questi problemi, cioè. È quello è un problema grosso, burocratico, è grosso, di cui si parla. Quello andrebbe subito saltato a pie pari. Però il grido d'allarme nostro è mettere al centro chi tutela, chi fa sì che le Cinque Terre rimangano quelle che sono conosciute. Ma c'è nel anche mondo. Ma secondo me c'è anche un'altra cosa da dire, che aiutando in questo modo qui, saltando i problemi eccetera, la prima cosa oltre al fatto ambientale si darebbe coraggio ai giovani, certo, i quali ce ne sono ora, si stanno avvicinando, ce ne sono tanti che questo è un aspetto positivo, i giovani ritornano all'agricoltura. Allora bisogna dargli coraggio, bisogna dargli aiuto, bisogna dire, consigliarli, fallo quelle cose lì, ti faccio avere io i diritti. E invece qui siamo statici.
Luigi Grillo, abbiamo parlato prima della presidenza vacante del parco. Secondo voi che requisiti dovrebbe avere per veramente incidere all'unisono, sul territorio? All'unisono abbiamo detto al presidente della regione che compete a lui e al ministro, però noi vorremmo che fosse espressione del territorio, che fosse persona che conosce il territorio, che fosse persona svincolata dalle logiche partitiche e politiche e avesse come suo merito un curriculum che attesta di aver fatto delle cose, come dire, tutela del territorio, certo. che possa essere utile a valorizzare ancora di più le Cinque Terre. Abbiamo avuto in questo senso ampia assicurazione del Presidente della Regione, che si è promesso che l'indomani della nomina del nuovo Presidente, che secondo lui sarà fatta quanto prima, verrà col nuovo presidente a visitare le cantine dei produttori di Sciacchetrà, non quindi le sfilate, no, le cantine dei produttori di vino delle Cinque Terre. Questa è la promessa che ha fatto il presidente e speriamo che mantenga la promessa. La parola. Heidi, avete fatto negli anni scorsi il Festival dello Sciacchetrà, lo ripeterete quest'anno? Lo ripeteremo più all'incirca nel mese di agosto, ora dobbiamo decidere il giorno e lo faremo nuovamente a Monterosso. L'anno scorso, per via di cose burocratiche nuove di cui non eravamo a conoscenza, siamo riusciti a organizzare una cosa un po' parziale, quindi il nostro festival generalmente inizia la mattina con un convegno sulle problematiche e finisce poi la sera con le degustazioni. L'anno scorso, per problemi di nuove regole della sicurezza in queste cose di cui non eravamo a conoscenza, siamo riusciti a fare solo la parte degustativa, la riorganizzeremo a Monterosso e poi da lì ricomincerà errante verso tutti i paesi delle Cinque Terre come facciamo tutti gli anni. Ricorda Rigoli, cosa vorrebbe lei dal nuovo presidente del parco? Cosa vorrei? Vorrei che fosse il nostro principale collaboratore. Sul territorio? Sul territorio. Perché se uno che sta in ufficio e non va mai a vedere cosa succede sul territorio, non si arriverà a nulla. Il padre del nostro presidente, Franco, è stato quello che ha fatto il vero cambiamento delle Cinque Terre, portando le Cinque Terre a essere conosciute nel mondo. E questo il nuovo presidente dovrebbe seguire le orme del passato. Sì, anch'io voglio spendere una parola ricordando il grande contributo che Franco Bonannini ha dato nelle Cinque Terre, nella gestione del territorio e anche nella valorizzazione dello stesso, facendolo conoscere nel mondo. Una sua intuizione, io mi auguro che il nuovo presidente la raccolga come testimone e la traduca nel concreto in un fatto operativo. Le Cinque Terre hanno bisogno di un piano regolatore intercomunale. Non è possibile che noi produttori, se vogliamo fare un'iniziativa a Monterosso, dobbiamo obbedire alle regole del piano regolatore di Monterosso, a Vernazza sono diverse, a Rio Maggiore sono diverse. No, ci vuole un piano intercomunale. Allora, ma il parco non dovrebbe avere questa funzione di accordo? No, ma fu pensata da Franco Bonannini nel 2010, poi le cose sono andate come sono andate, adesso siamo nel 2019, e il piano intercomunale non si vede ancora. So che di recente una decisione è stata presa, però non è ancora, diciamo così, pronto e definito. Speriamo che il nuovo presidente dia impulso a questa intuizione, ripeto, di Franco Bonannini, su cui tutti quanti noi eravamo e siamo d'accordo. Ci vuole una legislazione omogenea in tutti i territori delle Cinque Terre che purtroppo sono divisi in tre comuni. Tre comuni. Bene, credo che siamo riusciti forse a fare un po' di chiarezza su come si produce lo sciacchetrà, soprattutto sulle difficoltà che i produttori incontrano ogni giorno e gli spezzini, se vogliono, l'appuntamento è per il mese di agosto a Monterosso per il Festival dello Sciacchetrà, così potrete degustarlo e rendervi conto che vino è. Grazie al presidente Bonannini, grazie a Riccardo Arrigoni e grazie a Luigi Grillo e noi alla prossima.